la grinta dei difensori italiani, che penso che sia unica in tutta Europa, ecco, perché è molto difficile far gol contro le difese italiane. L'avversario che ti ha già dato maggior filo da torcere? Ma penso che Lovatis sia stato il più pulito. Lui mi ha marcato bene e non mi ha neanche dato tante botte. Invece quello che mi ha dato molte botte è quello del Genoa, Testoni del Genoa. La prima rete in blu cerchiato, Roberto la segna all'undicesimo della ripresa nel match contro i nerazzurri dell'Inter, giocato a San Siro il 19 settembre 1982. Ma chi è questo enfant prodige che a 17 anni si permette di segnare il gol determinante della clamorosa vittoria blu cerchiata alla Scala del Calcio? 30 anni, creatore di calcio, altezza 1,79 m, peso 76 kg. Nato a Iesi, Ancona, il 27 novembre 1964, appartiene al segno zodiacale del Sagittario, dominato dal pianeta Giove. Bellissimo e ricco di significati è il simbolo che rappresenta questo segno, il centauro arciere che scocca la freccia verso l'invisibile. E Roberto di frecce ne ha scagliate tante e molte ne scaglierà ancora, verso le porte degli avversari ovviamente. Sono gli stessi astri a definire i nati sotto questo segno come elementi dotati di chiara intelligenza e pronta intuizione. Con un colpo d'occhio il Sagittario si rende immediatamente conto della realtà e la domina senza perdersi nella prolissità dei dettagli, per i quali non ha troppa pazienza. È un ottimo amico, raramente invidioso o poco sincero, e quasi mai viene meno a quel profondo senso di giustizia e di lealtà che lo anima in ogni rapporto umano. Sa all'occorrenza ferire con parole dure, con le sue frecciate rapidissime che colpiscono sempre nel segno, ma spesso si comporta così se è in difesa di qualcuno o di un principio di giustizia. Mai l'astrologia ha sentenziato un profilo più coerente al personaggio. Capitan Mancini nasce col calcio nel sangue. Di mamma Marianna il primo record, il peso di Roberto alla nascita è di ben 5 kg e 100 grammi. Papà Aldo, ottimo falegname iesino, pratica l'atletica, campestre, fondo e mezzofondo e gioca al calcio con risultati apprezzabili. Prima ancora di iniziare le elementari, la futura bandiera blu cerchiata si diverte a prendere a calci la fatidica sfera di cuoio sulla piazza davanti alla chiesa di San Sebastiano, sotto lo sguardo compiaciuto del parroco, il cui nome, guarda caso, è Don Roberto. Prima di compiere 6 anni, papà Aldo, dirigente dell'Aurora Iesi, lo tessera nel settore giovanile della stessa società, nella quale segue tutta la trafila. A soli 12 anni, la grande occasione. Dopo un provino per il Milan, Tessari, secondo Di Lidolm, rimane affascinato dalla bravura di quel ragazzino. Per un disguido, la lettera della società rossonera arriva alla concorrenza, il Real di Iesi, che tace, facendo svanire una grande opportunità. Poco male, anzi, meglio. L'anno successivo, nel 1977, Roberto prova per il Bologna a Casteldebole, impressionando Perani che non se lo lascia scappare. Le 700.000 lire subito e i 5 milioni al suo debutto in Serie A, 13 settembre 1981, Bologna-Cagliari 1-1, stabiliti dal contratto servono all'Aurora per acquistare i pulmini delle giovanili. La vita di reclute a Casteldebole a soli 13 anni è dura per il mancio come per il suo amicone Macina, ma il temperamento è d'autentico campione e solo la scuola subisce qualche flessione di rendimento. Dalla primavera di Soncini, improvvisamente Burgnik lo chiama in prima squadra, quando già Roberto fa parte della selezione azzurra Under 16. È il 13 settembre 1981 e al Dallara si gioca il 28esimo del secondo tempo di Bologna-Cagliari, 1-1 il risultato finale, quando il mister lo lancia nella mischia in sostituzione di Fiorini. Il ragazzino si fa onore, tant'è vero che lo rivediamo in campo per altri 12 minuti a Torino e 28 contro il Catanzaro. Il primo gol nella massima serie Bobby lo realizza alla sua quarta apparizione nel corso del match Como-Bologna con i felsinei sotto di 2 reti, entra al 12esimo del secondo tempo in sostituzione di Alviero Chiorri, corsi e ricorsi storici, pileggi di mezzo allo svantaggio e al 33esimo scocca per Mancini il momento magico. La rete del pareggio e che rete! L'enfant prodige del calcio italiano non esce più di squadra, collezionando 30 presenze e firmando ben 9 reti e tutte di pregevole fattura. Il presidente Paolo Mantovani, grande competente di calcio, riesce a battere sul tempo la concorrenza della Juventus, grazie all'interessamento decisivo di Paolo Borea, già dimissionario dal Bologna e in procinto di passare alla Sampdoria. Per assicurarsi il giovane campione di Iesi, la società di Via Venti ha versato 2 miliardi, oltre alla cessione definitiva di Roselli, Logozzo, Galdiolo e la comproprietà di Brondi.
Dalle 90.000 lire al mese guadagnate a Bologna, Roberto passa ad un contratto quadriennale che prevede 40 milioni il primo anno, 60 il secondo, 80 il terzo e 100 il quarto, oltre a eventuali premi. Ma sin dalla stagione successiva Paolo Mantovani provvede di sua iniziativa a rivedere con molta generosità i termini dell'accordo con colui che ben presto considererà più un figlio che un dipendente. Qualche problema iniziale di rapporto con i tecnici blucerchiati, soprattutto con Bersellini, che paga cara la sua scarsa considerazione nei confronti di Mancini. Il resto è cronaca dei nostri giorni. Roberto, capitano della caravella sampdoriana, detiene sia il record di reti sia quello delle presenze in blucerchiato e difficilmente un calciatore in futuro potrà rappresentare la bandiera di una società con lo stesso onore e gli stessi titoli che può vantare il campione nato a Iesi per essere un numero 10. E al collo Roberto porta una collana di 167 perle. In Serie A il capitano blucerchiato realizza 116 reti, di cui 9 nel Bologna e 107 nella Samp, 21 su rigore. In Coppa Italia va a segno 25 volte, 4 su calcio di rigore, mentre in Supercoppa di Lega contro la Roma firma il gol decisivo. Nelle coppe europee le reti di Roberto sono 12, 8 in Coppa delle Coppe con un rigore e 4 in Coppa dei Campioni con un rigore. In azzurro, juniores e under 16 a parte, Mancini sigla ben 13 centri, 9 nell'under 21 con 3 rigori e 4 nella nazionale maggiore. I rigori trasformati sono complessivamente 30, le doppiette realizzate sono 20, in campionato 13, in Coppa Italia 5 e in azzurro 2, una nell'under 21 e una nella nazionale A. Una sola la tripletta in campionato contro il Foggia il 3 gennaio 1993. Analizzando le cifre si evince che Roberto segna preferibilmente nel secondo tempo, 100 reti contro le 67 realizzate nella prima frazione di gioco e quasi tutti sono gol decisivi. Sottolineiamo che il contestatissimo gol di Udine, 17 settembre 89, per noi è di Roberto e glielo assegniamo volentieri. La prima perla in blucerchiato Roberto Mancini la mette a segno proprio alla Scala del Calcio contro l'Inter con un gol di destro al volo che lascia esterrefatta difesa nerazzurra e Ivano Bordon, portiere della Nazionale. Il gol che adesso vedremo invece è straordinario. Contro la Roma Mancini lascia sul posto di Bartolomei e infila Tancredi con un raso terra di destro. Mancini, che effetto fa segnare un gol così? In effetti fa un gol come un altro. Ma ci sei abituato, eh? Sono abituato, ormai ne ho fatti 10. Ecco. 10 in tutta la tua carriera? 11 gol. Allora, non c'è 2 senza 3, non c'è 11 senza 12. Speriamo. Ma sei contento con la partita, eh? Contento, contentissimo, diciamo. Ecco. Abbiamo previsto 2 punti in 3 partite, abbiamo fatti 6, speriamo di continuare così. La gente dice che tu sei il più forte di tutti. Ma no, il più forte di tutti, la squadra è forte, ecco. La terza rete del campionato Mancini la segna contro il Pisa, non serve però questo gol a evitare la sconfitta contro i pisani e questo è lo stupendo gol messo a segno contro il Genoa che rivediamo anche dal basso dopo l'esultanza dei tifosi della gradinata sud dell'allora vecchio stadio Luigi Ferraris. Con le immagini ci riferiamo al campionato 1984-85, allenatore Eugenio Bersellini, un anno non fortunatissimo per Roberto Mancini che ebbe diversi screzi con il sergente di ferro, addirittura a tal punto da chiedere la cessione momentanea al Bologna, squadra appunto di provenienza di Roberto Mancini. La partita è Sampdoria-Como e questo è il gol appunto di Roberto Mancini alla sua maniera. Sampdoria-Lazio, sempre campionato 84-85, interviene Roberto Mancini e di opportunismo segna il gol.
Questo è l'ultimo gol del campionato 84-85, ultima giornata, il lancio di Trevor Francis per Roberto Mancini che con un gran tocco di destro beffa il portiere dell'Atalanta. Sono solo 4 gol quelli di Mancini nel campionato 84-85, ma tutti di pregevolissima fattura. Dopo la vittoria in Coppa Italia e l'approdo in Europa, l'85-86 è un campionato abbastanza sfortunato per la Sampdoria. Questo è il gol su rigore di Roberto Mancini contro il Lecce il 10 novembre 1985 al 24esimo del secondo tempo. Con l'Empoli nell'86-87 alla prima giornata e poi con la Juve calcio di rigore del 4-1 al 21 dicembre, regalo di Natale alla tifoseria blucerchiata. Gran gol di Roberto alla Fiorentina il 1 febbraio dell'87 al 44esimo del primo tempo. E poi sempre nel campionato 86-87 siamo a marzo, l'arbitro assegna un calcio di rigore per la Sampdoria, non fallisce l'appuntamento Roberto Mancini. Campionato sempre 86-87, 35esimo del secondo tempo, infallibile dal dischetto Roberto Mancini che punisce anche contro l'Avellino. I gol messi a segno da Roberto Mancini quell'anno non serviranno alla Sampdoria per entrare in Coppa UEFA, che perderà lo spareggio contro il Milan. Questo è uno straordinario gol, campionato 87-88, lo rivediamo contro il Verona nello stadio dimezzato. Sampdoria Cesena 4-1, nuova perla di Roberto Mancini, la vediamo. Atterrato in area di rigore, segna il penalty. Giocavamo insieme, sempre io e te. Era il tempo della scuola, era il tempo dei. E poi il gol del definitivo 4-1 allo sfortunato portiere cesenate. Come mio papà. E tiravi già la palla in un mondo che confini non ha. E tu. 3 gennaio 1988, gol dell'1-1 dopo la rete di Ferri, Sampdoria-Inter. La dedico a una persona che in questo momento è molto lontana e che mi è molto cara. Sampdoria-Como, campionato 88-89, 15esimo del secondo tempo, la rete di Roberto Mancini. Grande staffilata dal limite dell'area. Sampdoria-Bologna 4-1 contro gli ex compagni di squadra. Gol in rasoterra e in scivolata di Bobby Gol. 5 febbraio 1989 al 44esimo del primo tempo mette a segno Roberto Mancini il gol del decisivo 1-0. Grande goleada contro il Torino il 19 febbraio 1989, primo gol al 15esimo della ripresa e secondo gol al 19esimo, sempre del secondo tempo, su errore della difesa granata. Gol al 20esimo del primo tempo il 30 aprile 1989 contro la Juventus, gol che non servirà ad evitare la sconfitta. 25 giugno 89, Sampdoria Cesena 2-0, guardate il colpo di tacco di Tonigno Sereso e il gol rete di prima intenzione di Roberto Mancini, azione da manuale. E poi alla mezz'ora del secondo tempo, questo è un gol veramente straordinario che lascia annichilita la difesa e il portiere cesenate uscito sicuramente a vuoto.
Udinese-Sampdoria 3-3, partita combattutissima e rete che da alcuni giornali è stata attribuita a un autogol di Paganin, ma che noi volentieri attribuiamo a Roberto Mancini. Genoa-Sampdoria, vittoria dei blucerchiati su errore di Gregori, intervento opportunista di Roberto Mancini. Lo rivediamo al quarto d'ora della ripresa dopo la rete del pareggio di Vialli, dopo il gol di Fontolan nel primo tempo. Fiorentina-Sampdoria 3-1, 22 ottobre del 1989. È una straordinaria punizione quella che batte Roberto Mancini al 36esimo del primo tempo. Non servirà ad evitare la sconfitta contro i Viola. Sampdoria-Roma 4-2, straordinaria partita e nuova bellissima punizione di Roberto Mancini al 43esimo del primo tempo. A Cesena, nuova rete di Roberto, questa volta di testa. Sampdoria-Cremonese 1-1, 30 dicembre 1989, è un calcio di rigore. Sampdoria-Lazio 2-0, una doppietta quella di Roberto Mancini, sfrutta un errore del portiere e poi segna un calcio di rigore per atterramento di Lombardi. A Bari il gol al settimo del secondo tempo. Fallo di mano in area e calcio di rigore realizzato. Sampdoria-Udinese 3-1, una doppietta. Prima interviene il portiere su tiro di Vierchowd, ripreso da Dossena, e Mancini mette dentro al decimo del primo tempo. Sempre nel primo tempo Roberto fa il bis, sempre sfruttando un errore del portiere bianconero. Cremonese-Sampdoria 3-0 per i blucerchiati al 35esimo del primo tempo. Un gol abbastanza facile su errore della difesa grigiorossa. Domani ti sposi? Sì, domani sì. Penso di sì. Sampdoria-Atalanta 4-1, 40esimo del secondo tempo. Calcio di rigore. E poi guardate il gol del... al primo del secondo tempo contro il Pisa, il gol del 2-0, 11 novembre 1990, e poi fa tornare al gol Gianluca Vialli, assente da 7 settimane. Questo gol permetterà a Gianluca di vincere la classifica cannonieri nell'anno dello scudetto. Napoli-Sampdoria 4-1 per la Sampdoria, doppietta di Roberto Mancini, il primo di testa e il secondo giudicato direi unanimemente il gol più bello in assoluto di Roberto. Guardate la coordinazione, il tiro al volo di destro. Dopo San Siro anche San Paolo, è inarrestabile la vostra mano. Sì, se gli stadi avessero avuto dei santi come nome magari... Sampdoria-Inter, 30 dicembre del 1990, 41esimo del secondo tempo, un gol alla Mancini, lo rivediamo. Sampdoria-Parma, 1-0. Che significato dai a questo gol, Roberto? Niente, importante perché è venuto in una partita forse la più difficile giocata da noi qua a Marassi, forse contro la migliore squadra vista. Sampdoria-Milan, 2-0, questo è un'azione veramente straordinaria. Messo giù da Costa Curta e poi il gol del 2-0 che beffa il portiere del Milan. A Pisa 3-0 dei blucerchiati, 34esimo del secondo tempo, gol facile di Roberto. Siamo in pieno clima scudetto, questo è il gol contro il Cagliari di testa, non servirà però ad evitare il pareggio nel finale. E poi una punizione straordinaria contro il Bari, 3-2 il 21 aprile del 91 al 45esimo. Quindi non so, mi sembra una cosa quasi impossibile.
e di canzoni intonate che mi faranno volare via. Roberto assente nel match che definisce lo scudetto contro il Lecce, segna però nella partita finale contro la Lazio il primo gol su rigore al 38esimo del primo tempo e al quarto del secondo tempo un'azione personale che ruba palla alla difesa laziale, si invola e segna. Devo sapere dal presidente Mantovani se ha fatto i complimenti a Mancini. Io no. Merita? No, non glieli faccio per principio. Possiamo dare un voto a questa Sampdoria, presidente? Regolare. Il campionato successivo non è altrettanto denso di soddisfazioni, si comincia con una sconfitta, ma il gol al 15esimo del primo tempo è di Roberto Mancini. Sampdoria-Inter 4-0 al 34esimo del primo tempo, grande rete di Roberto. Sampdoria-Ascoli 4-0 al 32esimo del primo tempo, gol di testa. Sampdoria-Bari 1-1, calcio di rigore. Contro il Parma allo scadere dopo il gol di Orlando in scivolata. Sampdoria-Genoa 2-2 e questo è un gran gol, lo vediamo. Ancora 3-3 con la Lazio nell'esordio del campionato 92-93. C'è Mister Eriksson in panchina. Vediamo il gol su calcio di rigore segnato da, naturalmente, Bobby Gol. Ancora Sampdoria. 3-2 per i blucerchiati e rete di Mancini al 14esimo del secondo tempo in acrobazia. Ovviamente a lui, ma lui è questo giocatore che può fare queste cose. Importantissimo avere un giocatore così in squadra. Sampdoria-Napoli 3-1 al 33esimo del secondo tempo. Non fallisce Roberto su penalty. Sampdoria-Atalanta sconfitta inopinata in casa, ma al 18esimo del secondo tempo di testa Roberto non manca il bersaglio. Sampdoria-Foggia 3-3. È la prima e unica tripletta in campionato di Roberto Mancini. 22esimo del primo tempo. Sempre nel primo tempo al 27esimo. E poi il gol al primo del secondo tempo. A Roma la Sampdoria perde 2-1, ma il gol di Mancini è bellissimo su punizione. Sampdoria-Ancona 3-1, 40esimo del secondo tempo. Ancora di testa, Roberto, di prepotenza.
a Cagliari, doppietta, riprende su una palla svirgolata. Vedete il pallonetto. E segna la sua maniera. L'intelligenza, la fantasia di Mancini non possiamo sostituire, però è normale anche perché campioni non nascono dappertutto. Sampdoria Parma, 18 aprile 1993, al 30° del primo tempo, è calcio di rigore. Sampdoria Pescara 2-1 al 9° del primo tempo, facile contro l'allegra difesa abruzzese. Sampdoria Roma, calcio di rigore al 44° del secondo tempo, evita la sconfitta. Sampdoria Piacenza 2-1, siamo al campionato scorso, 6 settembre 1993, è un calcio di rigore proprio su Roberto che lo stesso trasforma. A Udine la Sampdoria vince 2-0 e Roberto segna al 29° del secondo tempo su un'azione straordinaria dell'allora incredibile Ruud Gullit. Veramente un terzetto d'eccezione, Gullit, Platt, Mancini. A Bergamo 4-1 della Sampdoria del alla 34° del primo tempo, il lancio è di Lombardo, l'azione è proseguita dallo straordinario Gullit e Mancini che non sbaglia.